Un saluto a tutti gli appassionati di storia della tecnologia e a tutti gli amici del Museo Leonardiano di Lecce. Mi chiamo Alexander Neumann, faccio parte del gruppo di ricerca Arches per Calice e collaboriamo con il museo da oltre 25 anni e in questo lungo percorso che abbiamo fatto insieme abbiamo sviluppato alcuni temi che sono all'interno del museo. Oggi vi voglio parlare della sezione che il museo ha dedicato alle macchine da cantiere. Le macchine da cantiere rappresentano nella storia della tecnologia e nella storia di Leonardo da Vinci un nodo fondamentale. Sono fra le macchine più antiche che esistono, che l'uomo ha iniziato a inventare per superare i limiti della sua propria muscolatura, per costruire, per sollevare in alto pesi che altrimenti non avrebbe potuto manovrare. Fin dall'antichità ci sono testimonianze dell'utilizzo di queste macchine che arrivarono fino al Rinascimento pressoché immutate fin da quando sono nate. Alcuni testi antichi, in particolare il De Architectura di Vitruvio, era arrivato fino agli artisti ingegneri del Rinascimento che iniziarono a studiare questo testo come altri cercando di riscoprire le tecnologie degli antichi per poi farne una propria interpretazione per poterle poi utilizzare sui cantieri dell'epoca, dove in realtà poi queste macchine erano già all'opera. Nella Firenze che Leonardo conosce quando arriva nella seconda metà del 400 come apprendista nella bottega del Verrocchio, queste macchine hanno un ruolo fondamentale. La città è in profonda trasformazione grazie al grande benessere economico che caratterizzava la città di Firenze all'epoca e alcuni di questi cantieri sono diventati un po' il simbolo della città a quell'epoca e sono motivo ancora oggi di interesse da parte dei visitatori di tutto il mondo. Il cantiere forse più famoso di tutti è quello del Duomo di Firenze, in particolare di quella parte molto speciale che fu dedicata alla costruzione della cupola, la grandissima cupola costruita da Filippo Brunelleschi, grazie ad un cantiere straordinario. Filippo Brunelleschi individuò delle soluzioni straordinarie per l'erezione della cupola, grazie poi a un cantiere che si muoveva animato da macchine incredibili che lui stesso aveva inventato. Ora, perché il Museo Leonardiano dedica a quest'opera tutta questa importanza? Innanzitutto perché è importante nella storia della tecnologia in generale. Ma Leonardo, che era un giovane apprendista all'epoca, lavora nella bottega del Verrocchio, bottega che è incaricata di costruire la grande palla dorata che sta in cima alla cupola. Questo vuol dire che la bottega, chi lavorava all'interno della bottega, ha avuto accesso a questo cantiere e ha potuto vedere alcune delle macchine che erano ancora lì. Filippo Brunelleschi oramai era morto, la costruzione della lanterna era ultimata, ma le macchine molto probabilmente erano ancora lì, alcune magari trasformate in parte per completare gli ultimi lavori, fra cui l'installazione della palla. Quindi per Leonardo questo è una palestra di meccanica fondamentale. Lui si interessa a queste macchine e comincia a farne delle proprie lavorazioni. Abbiamo dedicato a questo tema delle macchine a cantiere un libro che si chiama Tirare e Alzare. Tirare e Alzare sono due termini nel fiorentino dell'epoca che significano sistemi per sollevare e spostare grandi carichi. In molti hanno scritto su questi temi, su queste grandi macchine che sono testimoniate negli archivi dell'Opera del Duomo di Firenze, questo grandissimo archivio che ha registrato quasi quotidianamente tutto quello che succedeva sul cantiere all'epoca. C'è da dire però che lo studio filologico rigoroso delle fonti non è esattamente quello che emerge sempre da questi studi. Questi studi, che sono anche abbastanza noti, in realtà tengono conto solo parzialmente delle fonti che abbiamo a disposizione. Un grosso lavoro è stato fatto su questo tema per la costruzione di questa sezione del museo
dedicato alle macchine da cantiere, lavoro al quale ho anche personalmente partecipato insieme all'ex direttore Romano Nanni, che ha diretto questi lavori, e tutta questa ricerca è contenuta in questo libro, che poi trovate anche nel bookshop del museo, che fa un punto su tutto quello che sono gli studi fatti fino ad oggi sulla materia, facendone una sintesi un po' nuova, grazie anche a degli strumenti innovativi, grazie a strumenti informatici, grazie a degli strumenti di ricerca tipici dell'ingegneria, che quindi studiano le strutture e i loro percorsi evolutivi, cioè come da una soluzione tecnologica si passa ad una più raffinata, arrivando ad un'ipotesi interpretativa, diciamo innovativa rispetto a quella che è un po' la tradizione di questi studi, arrivando anche ad una soluzione che è più compatibile con quello che è contenuto negli archivi. Quindi, diciamo, verosimilmente, probabilmente si avvicina più di altre interpretazioni a quello che forse è stata la realtà di quel cantiere. Quindi non mi resta altro che invitarvi a visitare il museo, a vedere con attenzione questa sezione che racconta un po' gli inizi degli studi di Leonardo e che fra l'altro intreccia strettamente la storia di quest'altro protagonista della storia della tecnologia dell'epoca, che è Filippo Tedeschi. Un caro saluto e ci vediamo presto nel museo.